Cesima, domenica dopo Pentecoste, ne facciamo memoria della Santa Francesca Rémiot de Chantal, una grande anima che si elevava spiritualmente con San Francesco di Sales. Anche lei, se non era, comunque riposa a Nancy. E al contempo però facciamo anche la memoria dell'ottava dell'Assunzione, che si festeggia domani con la festa del cuore immacolato di Maria. Dunque, se volesse festeggiare l'ottava e non ha la possibilità, comunque domani è l'ottava grande festa del cuore immacolato di Maria. E inoltre, dunque, oltre che oggi essendo la terza domenica, dove sapete che ci fermiamo per pranzare insieme, cambiarci anche qualche parola, si avvicina il 4 settembre, sono venute tante conferme, comunque ci prepariamo per questa festa di San Pio X, che è una festa qui, tra di noi, però appunto come ogni anno la vogliamo festeggiare, non abbiate paura, la cappella rimane, non sarà al suolo più bulbosa, ma rimane ben piedi così com'è. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Quando leggiamo le parole di questa quattordicesima domenica, cari fedeli, quando studiamo questa pagina del Vangelo nella quale nostro Signore Gesù Cristo ci insegna a guardare la natura, o allora ci rivela forse quello che noi senza troppo pensare sentiamo, percepiamo quando siamo nella natura. Sì, c'è qualche imprudente che preferisce andare da solo in montagna, però ha le sue ragioni, perché quando nella natura si tace, quando nella natura non si continua a raccontare cosa ha fatto quello, cosa ha fatto quest'altro, cosa ne dice, ma quando si tace e si vede appunto quella natura così com'è, la maestosità delle montagne con la loro impesabile mole di fiori del cielo azzurro, stranamente, o allora di fatto è che l'anima si sente come sollevata, come spiritualmente in riposo. Ebbene, Gesù Cristo ce lo rivela perché è così. Perché questa natura non razionale, perché né la pianta, né la roccia, né il cielo, né l'erba hanno un'anima razionale, però loro per impossibilità sono prive di contenziosità, di rissa, di gelosia, di preoccupazione, di odio, di tutto quell'elenco che sono frutti della carne, come dice San Paolo. E allora la nostra anima, in un certo senso, desidera essere anche in quella serenità, in quella pace che esprime e che annuncia la natura. Cieli narrano gloria a Dei, cieli narrano la gloria di Dio e le sue opere, la sua grandezza. Non solo il fatto che lui è causa di tutte queste cose, certamente, ma anche misteriosamente di queste realtà di non solo bellezza, ma di bontà che porta anche la natura in animale. E questo desiderio si accende naturalmente nell'uomo quando è a contatto appunto con la natura, quando trova quel momento di anche solitudine, raccoglimento anche solo naturale. E poi nasce questo desiderio di essere sempre così felice e lo cerca. È lì che poi tutta la miseria del povero genere umano che sottostà
alle leggi e alle conseguenze del peccato originale. È lì che si dividono poi di colpo le strade, perché c'è naturalmente chi va a adorare il sole, chi va a adorare quel cielo blu, chi va a adorare quegli astri così belli, e sono ancora i più nobili fra gli erranti, perché poi c'è chi va a cercare a dissetare questa sua sete di infinità in cose ben meno alte e valorose che non lo sono gli astri, il sole, la luna, le stelle, ma che lo cercano poi infatti in se stessi, nei piaceri della carne, per poi diventare tremendamente schiavi di se stessi, perché, come ben sappiamo, cerco in un bene infinito, con desiderio però infinito, una soddisfazione che quel bene non mi può dare. È la schiavitù, ed è ben quello che ci spiega anche oggi Sant'Agostino, quando ci dice non potete servire a due signori. O servite al Signore, unico Signore, creatore del cielo e della terra, Dominus assoluto di tutto, e allora finirete perfino per disprezzare perfino quella bellezza della natura. Non perché la riconoscete essere brutta o cattiva, no, buona e bella. Però in paragone con il suo autore, che poi voi amerete, cercherete, anche le più belle cose vi appaiono stercus, come dice Sant'Agostino, vi appaiono di colpo. Sì, probabilmente siamo tutti molto, molto lontani da questo relativizzare la creatura al cospetto della grandezza e della bellezza del creatore, molto lontani da quello che infatti però sarebbe il nostro dovere cercare prima il regno di Dio e poi tutto il resto. Invece, come abbiamo ben spesso anche ricordato, ci insegna San Tommaso che purtroppo la grande maggioranza non cerca veramente Dio, non la cerca. Purtroppo nel loro cuore anche la grande parte dei battezzati non cerca nel suo cuore. Ed è perciò servitrice di Mammona, in un modo o nell'altro. In un modo o nell'altro idolatra. Sì, si può essere idolatri, come li sono gli apostati, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, gli altri che andavano ad Assisi a formalmente celebrare l'apostasia nel modo più plateale, voluto, programmato, eccetera. Esiste però anche un'apostasia pratica che davanti a Dio è la stessa quando io, con l'inclinazione del mio cuore, semplicemente metto al posto di Dio qualsiasi altra creatura. Può essere la mia amata mamma, il mio amato padre, il mio amato marito, la mia amata moglie, figlio, può essere tutto, qualsiasi cosa. Può essere anche la birra, qualsiasi cosa. E si diventa idolatri, lo dice San Paolo. Idolatria, idolatria. Sì? E chi serve dunque Mammona, ci insegna Sant'Agostino, serve colui che il Signore stesso dice essere il magistrato di questo secolo, il giudice di questo secolo. Magistratus unus sociale. Adesso non è che dobbiamo invertire la frase e dire tutti i magistrati sono servi di Satana e del Mammona, da precisare perché in tanti casi è vero. Ma il magistrato sui secoli appunto è Satana, perché Satana domina questo secolo,
per coloro che di questo secolo vivono senza ricercare il regno di Dio. E vedete, il Vangelo è preciso, come anche poi Sant'Agostino è preciso, dice: o amerà Dio e avrà in odio Mammona, o, e non dice, amerà Mammona e avrà in odio Dio. Non è così. La inversione non è speculare, simmetrica totale. Non è o amo Dio e odio Mammona, o amo Mammona e odio Dio. Perché non posso mai amare Mammona come invece posso amare Dio. L'abbiamo già visto. Perché amando Mammona rimango frustrato. E nella frustrazione mi infango nel circolo vizioso. E mi porta da frustrazione a frustrazione, mentre quando amo Dio, vinco il mondo, crocifigo la mia carne, rinuncio a questo mondo, non temo più questo mondo, non mi lascio traviare dalle ricchezze e non temo la miseria, perché cerco Dio, tutta un'altra cosa. L'anima si libera, si alza a Dio e ama Dio. Perciò anche Sant'Agostino dice: o amerà Dio e odierà Mammona, o allora subisce Mammona. Subire Mammona è un'altra cosa che amare Mammona. O subisce Mammona e cosa fa con Dio? Non lo odia, nel senso della piena forza, non voglio niente a che fare, evito, no, contemni, lo disprezza. Lo disprezza nel senso non ci pensa, non vuole neanche pensare di non dover pensarci, lo vuole semplicemente avere fuori completamente dai pensieri. È un disturbo anche solo dover pensare di dover rifiutare Dio, no, neanche quello, perché se dovessi pensare che rifiuto Dio e che non voglio fare le mie preghiere, mi potrebbe la coscienza venire a disturbare, ma le dovresti fare, magari non ci fosse neanche questo. Ah, c'è la bellissima soluzione: io non sono ateo, io sono agnostico, io non sono contro Dio, sospendo il giudizio, non so, che vigliacco. Però è praticamente è l'atteggiamento di chi è a servizio di Mammona. Non pensa a Dio, non vuole pensarci, evita di pensare a Dio, perché? Perché ha scelto di subire Mammona, che ci dice Sant'Agostino essere un dominus, essere un signore duro e cattivo, essere duro e cattivo. E allora perché? Pare perfettamente illogico e assurdo. Perché scegli un signore duro e cattivo se invece puoi scegliere il Signore, il creatore del cielo e della terra, che invece di farti cadere da frustrazione in frustrazione, da vizio in vizio, ti eleva da gioia spirituale a gioia spirituale? È vero, è il grande mistero del peccato, della malizia, ma la ragione poi è molto semplice. Ci dice Sant'Agostino: sua cupiditate implicatus, è semplicemente implicato, inciampato, legato dalla sua cupidigine, dalle sue inclinazioni naturali, da quello che anche sul momento stesso lo attira, lo tiene, lo lega, quello che San Francesco di Sales, il grande amico spirituale della Santa del Giorno, chiama quelle piccole volpi che in continuazione cercano di distrarci da Dio. Sono mille piccole azioni, anche nella giornata, piccolissime cose, però assommate diventano tantissime, che in quel momento tirano la nostra attenzione, ci occupano, ci implicano, ci detraggono. Non ancora, e non tutte, cattive cupidigie, cattive inclinazioni. No, no,
sarebbe molto poco furbo Satana se lo facesse così. Tante cose, ci dice Sant'Agostino, anche non superflue, perfino il necessario, la ricerca delle cose necessarie. Eh no, mio marito mi piace avere un brioche fresco, corro, vado a prendere il brioche, così mi metto la mattina a cosa. E i bambini, posso mica andare a scuola, vado a comprare le cose. Mille piccole cose che fa sì che alla fine la mia preghiera la mattina non l'ho fatta. Perché non l'ho fatta? Per santissime ragioni non l'ho fatta. Ho voluto rendere un servizio a mio marito, i poveri bambini per la scuola. E poi questo c'è da fare. Santissime ragioni per non fare la cosa sacrosanta in assoluto. Pregare. Raccogliere l'anima. Elevarla a Dio. Figuriamoci poi cosa vuol dire quando sono implicato, inciampato, legato, ma certamente dalle cupidigie e dalle deviazioni e dalle inclinazioni disordinate dei sensi. Eh sì, e così io mi sottometto al diavolo. Mi sottometto liberamente al diavolo, a questo mammona, signore duro e pernicioso. E allora una società che 200 anni fa ha preferito togliere il soave e dolce giogo di Gesù Cristo, i 10 comandamenti, il Vangelo, e indossare il giogo della libertà, egalità e uguaglianza, ha voluto indossare il giogo dei diritti umani e adesso si trova strozzato, implicato dalle cupidigie di decidere tutto da loro stessi, di parlamentare. Già sotto il 14esimo c'era la maniera, tutto deve essere parlamentato, tutto deve essere discusso, tutto deve essere cosa decidiamo noi. Bene, adesso avete deciso di sottomettervi, abbiamo deciso di sottometterci tutti al sistema dell'usura al più del 100%, si chiama sistema monetario internazionale. Normalmente si viene condannati per 30-40%, si è già condannati per usura. Il mondo invece accetta volentieri il gioco del sistema monetario, che è un gioco di più del 100% di usura. Gli va bene? E al contempo geme, non va più l'economia, non ho più lavoro, non si trova più, non si può più vendere, non si può più trasportare, non si può comprare. Chi è? Siamo noi stessi la causa del nostro male, che piangiamo, perché abbiamo fatto le scelte sbagliate, tutta la società ha fatto le scelte sbagliate, con le circostanze così grave che coloro che dovevano continuare a reggere e governare il gregge di Cristo hanno scelto anche loro di abbandonare Cristo e il suo gregge e mettersi al passo di questo mondialismo. Allora abbiamo perciò un clown che, quando pur vestendo di bianco parla, non capisce più niente nessuno, ma per chi stai parlando? Stai parlando per quelli lì o per quelli là? Parli contro di noi, parli per noi, ma sei per i musulmani o sei per i cattolici? Sei per l'America, sei per l'ISIS, non ho capito, sei per i virtuosi o sei per i viziosi, non si capisce più niente. Implicato anche lui, con tutto quello che è oggi il Vaticano, che è tutto tranne la Chiesa Cattolica visibile qui su terra, anche lei è implicata in questo. Dunque, vedete la grande lezione da trarre da tutto questo, che mai come in questi tempi la semplicità del Vangelo viene come a galla per la cristianità. Ricercate prima il regno di Dio e io poi mi occuperò, tutto il resto vi sarà dato in sovrabbondanza. Ricercate prima di nuovo a confessare la divinità del nostro Signore Gesù Cristo e con la divinità la sua umanità,
Iniziate a confessare che il disastro nel quale ci troviamo è dovuto perché ci siamo allontanati da Dio, e non da Dio che ciascuno se la pensa come vuole, dal Dio Trino che si è rivelato e incarnato nella seconda persona Gesù Cristo. E vedrete che vi aiuterà, e allora non avrete da preoccuparvi per quello che sta succedendo nel mondo, non avrete bisogno di andare a valutare con mille difficoltà il rapporto di forza, chi è più o meno amico, amico, nemico, chi sta chi, con chi sta contro chi, non si capisce più niente. Semplicemente andate avanti col Cristo e la processione, e vedrete che i problemi si risolvono. Mi dite che è una soluzione troppo semplice? Vi rispondo, più di 1000 anni di storia del cristianesimo ci danno ragione. Perché quando era crollato l'impero romano non si capiva neanche più niente, non ci si capiva parlare, non si sapeva neanche come trattare le cose, non si sapeva neanche come interrogare, punire un criminale, perché non si capiva di quale. Allora bisognava prima capire quale lingua parli, sotto quale legge vigi, dunque qual è il tuo codice penale. Allora questo era una complicazione incredibile, non si riusciva a vivere difficilmente in questi primi secoli con invasioni barbariche. Via via che il Vangelo e la sua virtù ha acquistato i cuori prima dei principi dei re e poi è penetrato nella popolazione potente, cristianità si è fatta con Gesù Cristo però in testa e nei cuori. Perciò San Pio X giustamente ci dice: non si rifarà la società cristiana se non nel modo nel quale è stata fatta. Per allora è importante di fare questo grande sforzo, perché è un grande sforzo anche intellettuale, di analizzare alla luce dei principi più semplici. Il principio dei principi è Dio, dal quale tutto viene, al quale tutto ritorna. Valutare con calma, con compostezza tutto quello che è, tutto quello che succede, e leggerlo sub specie trinitatis come la vede lui, come la vuole lui, e vedremo che molto presto serenità tornerà nei nostri cuori e le nostre decisioni, il nostro agire anche quotidiano si ridimensiona molto, perché ricercherò di colpo innanzitutto Dio più che a tutto il resto. Si può veramente paragonare all'innamorato. L'innamorato fa la sua vita di tutti i giorni, di colpo si innamora, tutto cambia. L'orario del giorno cambia, tutto è costante di colpo su la fiamma di cui si innamora. Ed è un innamoramento umano, spontaneo. L'innamoramento di Dio non è umano e spontaneo, va imposto a noi stessi, dobbiamo farci violenza per farlo. Perciò inizia con un tempo prestabilito nel quale io dedico la mia mente, il mio corpo alle preghiere, allo studio, alla meditazione, alla considerazione delle cose divine, altrimenti non ci arrivo. Non basta dire sono d'accordo con, non devo essere d'accordo con, devo vivere di. È molto differente. Allora chiediamo alla Santa Vergine Maria di accendere nei nostri cuori questa decisione e questo amore del regno dei cieli che oltrepassa tutto il resto e ci fa trionfare delle miserie di questo mondo, nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito.